negli scorsi episodi di YouTube Man. Il Duce non poteva che scontrarsi con una comunista. Cosa sta facendo mia figlia? Addio, Lucia. Mamma, no! Come ti sei permessa di ucciderla? Mi hai fatto veramente incazzare. Tu hai invaso il mio mondo! Eh già. Non posso sottovalutarti, anche avendo un vantaggio schiacciante. Mi assicurerò di farti tacere per sempre. Solo io, Previaz, posso controllare il tempo. Fuori! E tu chi cazzo sei? Editto temporale. Maledetta! Maledetta! Lo scopo. Se continuo con questi viaggi finirò per sbottare. Oh, per favore, abbiamo appena iniziato. Sai, Mazzo, mi sei mancato molto questo. Fa vedere l'orologio. Anche tu mi sei mancato. Adesso mi divertirò a vederti morire. Della mignota. Cazzo, Matto, l'avevo sentito la tua mancanza. Ti piace tutto quello che ho preparato qui? Finirà oggi. So che finirà oggi. Ho già visto l'esito. Gli altri me hanno già determinato. E si staranno godendo lo spettacolo a quest'ora. Noi tutti siamo consapevoli che sarò io a batterti. Senti la fine, Mazzò? Io la sento. Ti sta già incalzando? In realtà io dovrei ringraziarti per questo. In fondo è grazie a te se mi sono liberato dalla luce. E grazie a te che ho imparato lo scopo della vita. Lo scopo della vita è di finire. Di finire freddi. Se questo è un sogno, grazie. Cos'è questa specie di gioco? Sembri solo più incazzato. Un disgraziato incazzato. Pensavo che tirassi fuori una stratagemma o una tecnica segreta. Non puoi fare il serio per un secondo? Questa è la mia tecnica.
e sono serissimo. Non puoi fare niente contro di me. Userò tutto il mio potere. Che intenzioni hai? Per anni mi sono allenato in segreto. Nonostante questo, i Toonmen mi ha sconfitto. Ma tu non sarai in grado di fare niente. Dai, combattiamo a mezz'aria. Adesso finalmente mi farai vedere di cosa sei capace. Non sopporto chi vuole essere superiore a me. Ti porterò giù e ti renderò il mio burattino. Martina! Hai tenuto tutti sul palmo della tua mano. La tua smania di manipolare tutto e tutto ha reso la tua presenza soffocante. La colpa è solo vostra. Gli umani sono nati per vivere come spazzatura. C'è una bella differenza tra noi e loro. E tu non sei nella posizione per giudicarmi per questo. E mi sono comportato così. Io ho fatto queste cose e solo per colpa vostra. Infatti sei peggio. Tu sei solo. Kumo Sugaki. Pugno del potere. Quindi sarò costretto a finirti. 16 fili sacri. Muori! Ha vinto, perché ci sono ancora questi manichini? Semplicemente perché non ha vinto. Tuo papà, il grande duce, è stato sconfitto. Ma... E ora ragazzi, uccidetela. Merda. Sofia, è la nostra ultima possibilità. Posso aver vinto davvero? Ora anche tu. Potrei ottenere i poteri di Toonmen. Hai solo anticipato la tua morte. Pugno di vento! Che tempo si fermi! Pugno di vento! Oh no! Non mi potete fare niente, con il potere del tempo posso sistemare qualsiasi cosa, coglioni! Ma lui chi è? Ma chi cazzo sei tu? Cosa? Vuoi dire che non ti ricordi? No, però ora fatti da parte. Ma... Bene, basta parlare. Questo è il round finale. Ora farò sul serio. Editto temporale! Eccomi! 1, 2, 3, 4 secondi passati. Cinque secondi sono passati. 7 secondi sono passati. Sento ancora il potere. Posso tenere fermo il tempo. Mi dispiace Alessio, ma sembra che tu non possa più fare più di così. Che sensazione magnifica. Mi sento così bene che potrei scriverci una canzone su queste sensazioni. 8 secondi sono passati. Ho più di 70 anni. In tutta la mia vita non mi sono mai sentito così potente. Il potere della gemma è completamente in me. E sento che ancora non sono arrivato al limite.
Merda, sono proprio nei guai, ma non posso farla finta così. Devo... 9 secondi. Per 9 secondi ho fermato il tempo. Sembra che sia questo il mio limite ora. Bastardo! Alessio, avevi giurato di farmela pagare, ma non ci riusciresti neanche più a colpirmi adesso. E ora, per il mio attacco finale, rifermerò il tempo. Finirà tutto nei prossimi 9 secondi. Editto temporale. Un secondo. 2 secondi. 3 secondi. Ma Previaz, dove è andato? 4 secondi. 5 secondi. L'unica cosa che so, Previaz, è che la prossima volta che vedrò la tua faccia darò il massimo. 6 secondi. Avanti, Previaz. 7 secondi. RUSPA! Troppo tardi, non puoi scappare. Secondi! Ti schiaccio! Ce l'ho fatta! Questo dimostra la mia potenza! Stupido umano! Nessuno può battere il tempo! 10 secondi! Ha! Ora la mia abilità ha raggiunto i 10 secondi, coglione! Bene, ora posso tornare da fredde e rilassarmi dall'alto mentre il nostro dominio incombe sul mondo! Ma cosa? I miei movimenti, ma... Impossibile, il mio corpo non si muove. Previaz, sono passati 11 secondi. Hai superato il tuo limite. Ma cosa? Ho fermato il tempo al 9° secondo. E questo mi ha permesso di scappare poco prima dell'impatto. Bella prova. Ora ci metterò 1 secondo a farti fuori. Ma Alessio, come osi? Come ci si sente, Previaz, a trovarti uno alle spalle, senza poter muovere nemmeno un muscolo? È come se un uomo, dopo un minuto sott'acqua, riuscisse a prendere fiato all'ultimo secondo. E poi, per venire afferrato all'ultimo secondo a uno squalo, e venire trascinato dal fondo. Rendo bene l'idea? Calcio di Benjamin! Che il tempo torni a scorrere. Non provo pietà per te, ma finirti adesso mi lascerebbe dell'amaro in bocca. Per quanto tempo ancora rimarrai lì, paralizzato, senza riprenderti? 3, 4 secondi. Ma quando ti rialzerai, userò tutto il potere di Benjamin che mi è rimasto. Quindi sbrigati! Se fossimo in un film western avrei detto, vediamo che è la mano più veloce del West. Lui mi sta sfottendo, ma... Ma Alessio, sarei pure tanto forte, ma rimani comunque un umano. Tu ragioni come un umano che ha comunque poco tempo da vivere. Tutto questo parlare di amicizia, di eroismo o di Benjamin. Questi tipi di pensieri sono avvincenti quanto merda di ratto in un bagno pubblico. E sarà la tua fine. Io, Previaz, non ho questi problemi. Nella mia mente c'è un solo pensiero, un chiodo fisso: vincere e regnare. Questo è tutto. Questo è tutto quello di cui ho bisogno per essere soddisfatto. Come farò tutto questo? Non ha importanza! Come ci si sente essere ricoperti di sangue? Ho vinto! Muori! Pugno di Benjamin! Promesso. Forza Benjamin! Bene, ora basta! Thank you.
Editto temporale! Prendo del tempo! Scudo di Benjamin! Adesso basta! Pugno di Benjamin! Mazzotto di Benjamin! Coltanto di Benjamin! Combo di Benjamin! Ora basta! Raggio del tempo! Finita per voi due. Ho tutto il giorno. Culata di Benjamin! Tirato di mezzo! Calcio di Benjamin! Raffica dei pugni di Benjamin! Pugno di Alessio! Pugno di Benjamin! Non vale così! Editto temporale! Combinazione di Alessio e Benjamin! Avanti, continuate pure, tra un secondo vi bloccherete. Zero! Non è possibile, era questo il vostro limite! Il vero motivo per cui il tuo potere non funziona più è che l'amicizia non ha tempo. Cosa? Benjamin!